senatore Pagano, il tema forte a questo punto della campagna elettorale, a meno di una settimana dal voto, sembra essere convincere gli indecisi che tendenzialmente voterebbero per il Movimento 5 Stelle. Come si li convince? Ma non sono tanto convinto che tendenzialmente voterebbero 5 Stelle, anzi io penso che chi dà un voto di protesta, chi pensa che ce l'ha col mondo, credo che già abbia deciso di votare e vota per loro. No, noi ci rivolgiamo a quelle persone ben pensate a cui si è sempre rivolto Silvio Berlusconi alla vigilia di tutti gli altri appuntamenti elettorali. Io credo che loro potrebbero votare in larga misura per noi e quindi questa è la ragione per la quale ci rivolgiamo a loro, non a coloro i quali hanno già deciso. Ecco, si sentono tante, cioè chi le chiama promesse, si sentono tanti impegni, però è più difficile come dire, essere credibili da parte di chi ha già governato e per tanti anni. Questo come lo si spiega all'elettorato? Ma intanto le maggioranze di allora erano diverse da quelle attuali, un programma chiaro definito su cui c'è un impegno formale non c'è. Ai tempi di Gianfranco Fini sappiamo come è andata a finire, purtroppo non c'era l'affidabilità delle figure delle persone che stringevano patti a quei tempi. Oggi con Salvini, con Meloni e con Cesa c'è un discorso differente, abbiamo già stabilito un programma che è stato sottoscritto e su quello naturalmente puntiamo. Poi le dico francamente, io credo che oggi la situazione dell'Italia e del Paese è differente di quella di un tempo. Oggi le misure e le indicazioni programmatiche che noi diamo sono le uniche che possono avere successo e soprattutto che possono ridare slancio all'economia del Paese. Martino, fatturato milionario, centinaia di dipendenti, la domanda che sorge spontanea è chi gliel'ha fatto fare? Beh, me l'ha fatto fare una passione importante che ho da piccolo. Mio padre è stato un dirigente di partito per tanti anni della Democrazia Cristiana e quindi a casa mia da ragazzo ho frequentato, ho respirato aria di politica e a un certo punto della mia vita ho sentito questa necessità, ma soprattutto confrontandomi anche con quello che mio padre mi ha sempre detto: fai la politica quando sei libero, quando le tue scelte non sono legate a uno stipendio, ma sono scelte legate solamente alla gente che ti deve votare e alle persone che rappresenti. Allora questa per me a 41 anni era un'occasione per poter scendere in politica. L'azienda ormai ha una sua dimensione, ha un gruppo di manager che sicuramente saranno capaci di portarla avanti nei prossimi anni e con questo spirito voglio dare il mio contributo alla nostra comunità. Ecco, se dovesse convincere un elettore, no? Perché poi di quello stiamo parlando, soprattutto in questi ultimi giorni di campagna elettorale, che argomentazioni usa presentandosi con una parte politica che insomma ha governato e anche con ampi margini di maggioranza in Parlamento? Beh, insomma, il centrodestra ha avuto parecchie occasioni. Tante volte il progetto liberale del presidente Berlusconi è stato bloccato da personaggi infedeli di cui è inutile rappresentare i nomi. Questa volta penso che nella fase della maturità politica e anche umana del presidente Berlusconi, la squadra in campo, se il 4 marzo raggiungesse il 40%, sarà sicuramente capace di portare avanti la rivoluzione liberale che è iniziata nel 94. Io dico a tante persone che incontro, essendo tanta voglia di Forza Italia e di centrodestra, persone che nel 94 hanno avuto la voglia di impegnarsi in questo nuovo progetto liberale, riprendete quel cammino, perché con queste persone in campo questo cammino può andare avanti ancora per molti anni. Candidato senza paracadute, ha detto, e giustamente, però un'occhiata ai sondaggi l'avete data per scegliere quale collegio? No, francamente io ero un parlamentare abruzzese, ho diciamo un passato che mi lega a questa città di cui mi sono sempre occupato, alla Marsica e ultimamente anche a Teramo, perché non lo sa nessuno, perché uno non va a fare propaganda, ma quando c'è stato il terremoto del 16 lì non c'era elettricità, io ero lì, e quindi quando mi è stato proposto dalla coalizione questo collegio mi è sembrata la cosa più naturale del mondo. Come si fa a chiedere il voto dopo che si è governato e a convincere l'elettore dopo che si è governato per tanti anni anche con maggioranze oggettivamente schiaccianti? Ma vede, noi non è che siamo in un periodo proprio ordinario, questa è stata una crisi economica che è durata 10 anni, cioè il tempo della prima e della seconda guerra mondiale messe insieme, e a me non sembra che si è fatto molto male. Ad esempio, visto che siamo qua, chiedere il voto dopo il terremoto del 2016-2017 vantando quello che si è fatto nel 2009 è più facile, non più difficile, perché
si confrontino i dati di coloro i quali sono stati assicurati ad un tetto e quelli che dopo 6 mesi hanno avuto un'abitazione, con quella che è la situazione del centro Italia. E poi c'è un'altra cosa, non si guarda sempre solo con lo specchietto, allo specchietto retrovisore. La verità è una, che l'Italia o è governata dal centrodestra o entra nella palude. Non c'è nessun altro che può assicurare il governo del paese, e i 5 Stelle potrebbero forse avere un risultato brillante, io mi auguro di no, ma certamente non la maggioranza. La sinistra può arginare le sue perdite, ma non è che può governare. L'unico governo possibile è il governo del centrodestra. Quello che dobbiamo fare da domani mattina, se non l'avete già fatto, è convincere quante più persone possibili che il centrodestra può vincere. Il centrodestra è a un passo dall'autosufficienza e quindi su questo bisogna lavorare. Grazie. Sindaco Giampieri, il 4 marzo ormai si può dire che è passata, come va? L'occhio è alle regionali? Ma guarda, non sono d'accordo sul fatto come va, deve vincere il centrodestra e Forza Italia deve essere il primo partito per dare una guida seria a questo paese, una prospettiva ai giovani, ai disoccupati, alle tante difficoltà che il paese ha. Il buon governo del centrodestra sarà una garanzia e la vittoria del 4 marzo sarà prodromica anche alla vittoria in Regione Abruzzo, dove il governatore del PD D'Alfonso è scappato lasciando la regione con debiti e tantissime problematiche, e tutte le sue promesse, tutti i 196 pagine del suo programma sono state disattese. Una vergogna. Noi vinceremo anche la Regione Abruzzo. Forza Italia sarà protagonista a partire dal 4 marzo. C'è qualcuno nel suo partito che tra l'altro fa parte della sua corrente storicamente che ha qualche credito da riscuotere alle regionali, visto l'esclusione alle politiche? Io credo che Forza Italia è un grande partito. Ci sono tante persone di qualità e di grande capacità che hanno tutta la mia stima. Sono convinto che la scelta del Presidente della Regione sarà una scelta condivisa che terrà conto dell'esperienza e della capacità, ma sarà e dovrà essere in seno a Forza Italia. Forza Italia, insomma, campagna elettorale nel vivo, ma qua in base ai sondaggi e alle simulazioni più accreditate a livello nazionale, alla fine si parla di un governo col PD. Ma no, non credo, perché noi in Abruzzo, in particolar modo nel nostro collegio, stiamo rasentando il 40%. Se nell'ultima settimana quella percentuale di indecisi che ancora non è convinta dove votare decide di andare a votare, decide di andare a votare centrodestra, noi avremo la maggioranza sia al Senato alla Camera e quindi il problema del governo non ci sarà. Questo lo si può fare, lo si può fare soprattutto in Abruzzo, e io sono fiducioso anche sul numero dei seggi che scatteranno qua sul territorio. Io penso che riusciremo ad avere anche il deputato Aguilar. Ma non vi sentite un po' mortificati, gente come lei, come l'ex presidente Chiodi, messi da parte o addirittura esclusi, messi nelle retrovie o addirittura esclusi a vantaggio dei cosiddetti catapultati? Ma io non mi sento demoralizzato, né tantomeno sminuito, perché dall'esperienza dell'amministrazione provinciale noi abbiamo 3 candidati. La mia vicepresidente Antonella Di Nino, che sul nominale Chiedi ormai viaggia a cifre da spaventose. C'ho Guido Quintino Liris qua sul proporzionale Camera, al secondo posto, che può benissimo scattare se si supera quella percentuale del 40%. Dopodiché io non posso che essere di supporto, quindi non mi posso lamentare. Bisogna fare la battaglia, bisogna far capire soprattutto sul collegio L'Aquila Marsica che non disperdere il voto sugli alleati ma concentrarli su Forza Italia farà in modo che scatti anche il secondo seggio e l'Iris vada in Parlamento. L'Iris, come si convincono gli elettori dell'affidabilità e della credibilità delle proposte effettuate quando si è governato per tanti anni con numeri anche più importanti di quelli che si prospettano oggi? Oggi intanto c'è una generazione nuova che sta dettando la linea all'interno di ogni partito che compone una coalizione che oggi più che mai è unita, è molto più matura del passato e soprattutto ha una grande responsabilità di cui oggi è cosciente, cioè di essere l'unica alternativa possibile alla palude di questo paese. Ormai lo dicono tutti, il pericolo non è più rappresentato dal Partito Democratico, che purtroppo, devo dire paradossalmente, purtroppo sta ai minimi storici, ma il pericolo è l'ingovernabilità assicurata dai 5 Stelle, 5 Stelle che stanno diventando un po' il porto di riferimento, la stella polare
delle frustrazioni anche individuali di tanti tanti italiani che purtroppo anche per la mala gestione del Partito Democratico non riescono ad arrivare a fine mese. Noi dobbiamo evitare a tutti i costi che questo sfogatoio di frustrazioni possa poi diventare un bacino d'utenza per una formazione che ha dimostrato appunto 5 Stelle, già in città importanti, in particolar modo la capitale Roma, di non essere un'alternativa credibile al centrodestra, che oggi si presenta agli elettori unito con un unico programma e con la voglia di dimostrare che è finalmente maturato. Avete digerito il fatto di dover stare nelle retrovie per far spazio a candidati di fuori? Intanto una persona di partito sa bene che non ti spetta nulla, ma ogni spazio te lo devi andare a prendere con forza, con caparbietà. Non ci sono dubbi che il territorio magari nei primi giorni, nelle prime ore, aspettava delle candidature piuttosto ancora più locali, se vogliamo cittadine, anche per dire grazie a tutti gli elettori che il 25 di giugno hanno segnato la discontinuità rispetto a un Partito Democratico e rispetto a una città che non vuole essere più rappresentata da Stefania Pezzopani, Giovanni Lolli, Massimo Cialente e altri esponenti del Partito Democratico che hanno già fatto il loro tempo. Quindi dopo i primi momenti di sbandamento, che sono quegli sbandamenti che rendono legittime tutte le candidature, perché ogni tipo di ambizione è legittima, soprattutto se maturata sul campo da gente che dà tutto se stesso per il proprio territorio e per i propri concittadini. Dopodiché ci sono anche delle dinamiche che vanno al di là del proprio particolare, sono delle dinamiche che vanno al di là della propria città, magari vanno a fare riferimento a equilibri provinciali e regionali, se non nazionali, ed allora a quel punto una persona che crede su questo territorio mette ventre a terra, rema in un'unica direzione per andare a cogliere la vittoria del centrodestra, perché ripeto, l'alternativa è la palude e andiamo ad impegnare le persone che sono candidate in questo territorio, sia al proporzionale che all'uninominale, rispetto ad una richiesta importante che vede questo territorio, di essere rappresentata per tutte le criticità che sono connesse al post-sisma, sia a livello economico che a livello sociale che a livello di ricostruzione. Abbiamo bisogno degli ufficiali di collegamento che diano delle risposte a questo territorio e se non saremo in grado di andare in Parlamento, in realtà posizioni anche come la mia lasciano spazio anche a delle speranze se il risultato diventasse lusinghiero, ma se questo non dovesse accadere, beh, chi sta all'uninominale, chi sta ai primi posti del proporzionale ha una grandissima responsabilità nei confronti proprio di quelle legittime ambizioni locali che devono essere rappresentate, se non direttamente anche indirettamente.